La cittadella dello sport, alla modica cifra di 99 milioni di euro, sta continuando ad essere un tema alla ribalta. Il progetto faraonico, che sarà la medaglia al petto di questa amministrazione se e quando sarà completata tra forse una ventina d'anni, sta destando pareri contrastanti tra chi vede in essa la bontà di un progetto di cui la nostra generazione non vedrà comunque la parola fine e chi vede un'esagerazione inutile. 99 milioni attuali che aumenteranno fisiologicamente posticipando la realizzazione dell'opera, basti prendere come esempio lo sbarramento del cuneo salino sul Brenta. È stato espresso il concetto che il progetto può diventare una scusa per far passare in secondo, terzo, quarto piano tutti gli altri interventi. Comprese le palestre del territorio. Sarà sulla cittadella che dovranno essere convogliate tutte le risorse, non ci si potrà distrarre dall'obiettivo, non solo per la sua realizzazione, ma per la sua manutenzione. Quando sarà messa la parola fine, semmai sarà utilizzabile questa parola per questo progetto, si dovrà cominciare a riqualificare le prime strutture. Si chiede una spinta da parte del privato per accelerare il tutto. Non possiamo fare a meno di pensare che probabilmente lo stesso privato a cui si è chiesto di contribuire per mantenere l'Union Claudiense in C, magari contribuendo all'acquisto del giocatore che farebbe la differenza, tanto per spararne una. In questi casi non si deve parlare di privato, di imprenditore, si deve parlare solo che di mecenate. Ce ne sono persone lungimiranti che nella vita hanno avuto la possibilità di realizzare i propri sogni e che ora arrivati all'apice, alla vetta, desiderano dare la possibilità a qualcun altro di realizzare i propri. Ci sono fondazioni, banche, ci sono individui che non vedono l'ora di elargire una piccola parte della loro ricchezza per realizzare progetti che non avrebbero altre chance. Il comune ha un sogno da 99 milioni di euro, un sogno che ci mette un attimo a trasformarsi in un incubo, leggi astra, leggi duse, leggi turatti, leggi piscina, leggi granaio, leggi sbarramento, un sogno di cui non conoscevamo fino all'altro giorno la maestosità. Un tentativo col Big Gates di turno ci potrebbe anche provare a fare